Vabbè, noi come ogni volta quando si gioca in casa cerchiamo, grazie anche all'apporto del pubblico, di tirare fuori il meglio di noi, di dare il massimo. Affrontiamo una squadra che tanto quanto noi è una sorpresa, però siamo partite entrambe dall'inizio anno con l'obiettivo della salvezza, quindi il fatto di volercele tenere dietro il Lanciano è solo perché è una concorrente diretta per la salvezza, non certo perché pensiamo di essere meglio di loro in chiave playoff. Quindi noi cerchiamo di fare più punti per la chiave salvezza, e sappiamo che in casa ci può venire più facile grazie alla spinta del pubblico. Rispetto al giro della data, secondo più spazio, cosa è cambiato? Il lasso che è passato tra la fine del giro della data e l'inizio del giro. Vabbè, sicuramente il mister ha premiato il mio tanto lavoro, perché da inizio anno comunque che mi alleno al massimo, che cerco sempre di mettermi in mostra negli allenamenti. Ovviamente la squadra con cui ho partito dall'inizio ha sempre fatto bene, quindi era logico che non avrebbe cambiato troppo nelle partite. Abbiamo sempre fatto tanti punti e quindi era giusto che io aspettassi il mio momento. Quando c'è stato bisogno ha usufruito di me e spero di aver dato il mio contributo. La sensazione è che la tua personale scorsa sia arrivata proprio in quei 20 minuti giocati a Torino allo Juventus Stadium contro la Juventus. Sì, diciamo che non me l'aspettavo nemmeno io, perché essendo comunque una vetrina pensavo che desse spazio a quelli che finora si erano guadagnati, diciamo, con la qualificazione, la gente che aveva giocato con Monza, Cesena e Frosinone. Invece inaspettatamente è stato io il terzo cambio al posto di Bittante, che ero convintissimo che entrasse lui, e quando capita di entrare in certe occasioni ovvio che non pensi magari a che stai perdendo 3-0, oppure che un errore potrebbe pesare un altro gol, pensi solo a dare il massimo in quel poco che ti viene dato. Io ho colto al massimo la mia occasione, però penso che la mia, diciamo, riscossa, comunque quello che ha dato la svolta alle mie prestazioni, è stato lo spezzone con la regina, che lì mi sono guadagnato, diciamo, la fiducia nella partita col Padova, e poi avendo fatto discretamente bene anche col Padova il mister si è fidato a rimettermi dentro con la Ternana. Ora ti aspetto una riconferma, hai sostituito Schiavon a Terni, potrai sostituire anche Arini? Beh, la speranza è quella, ovviamente Arini gioca in un ruolo più centrale davanti alla difesa, quindi il mister potrebbe magari optare per mettere Togni, dare ancora fiducia a Massimo. E comunque le scelte a centrocampo ci sono, adesso è arrivata anche Pizza, che è un giocatore validissimo, quindi c'è concorrenza, però io da inizio anno che devo lottare per guadagnarmi anche pochi minuti, quindi non cambia niente, continuerò a lavorare e ogni presenza in più sarà un bel bottino da portare a casa. Sta pesando un po' all'interno del gruppo il fatto che non viene ripreso il feeling con la vittoria, però nonostante questo gap siamo ancora lì al terzo posto. No, non sta pesando assolutamente, perché è mancata la vittoria, ma a parte magari il secondo tempo col Novara abbiamo sempre fatto vedere lo stesso Avellino che si è visto in giorno d'andato. C'è una squadra fastidiosa da affrontare, ostica, che magari non è sempre brillante nelle giocate, ma che comunque riesce sempre a creare tanto. Infatti anche con la Ternana, nonostante pure per via del calcio pesante, giocando in trasferta, non siamo sempre riusciti a essere brillanti nelle giocate, ma siamo sempre arrivati a essere più pericolosi dell'avversario. Quindi stiamo comunque facendo punti, abbiamo fatto 2 punti in 2 partite, abbiamo mosso la classifica e le prestazioni sono quello che contano in questo momento. Che gara ti aspetta? Una gara sicuramente difficile contro un avversario che sta bene, che si è rinforzato ulteriormente a gennaio. Già l'andata è stata una delle squadre che ci ha più messo in difficoltà, dove siamo riusciti a creare meno, perché sono una squadra tosta che attacca in 6-7 uomini e difende in 10, e quindi ci aspetta sicuramente una gara difficile, però noi giochiamo in casa, quindi dobbiamo far valere il fattore del campo, e se ci sarà il solito Avellino sarà difficile per il Lanciano portare punti a casa. Grazie. Qualche ora fa ci stiamo comunicando della Coppa Sud che non aveva molti tifosi, quindi che anche il tuo avvento non sta mai nello stadio a ricarsi stato per è vero che non bisogna di appelli di richiami in questo momento, però sappiamo che le partite interne ora più che mai contano le scuole.
Sì, il pubblico non ha mai fatto mancare il proprio apporto, è sempre bello comunque vedere la curva piena e anche i settori della Tribuna Termino e della Montevergine che ci incitano fino alla fine. Quindi non penso che ci sia bisogno di fare appelli perché il pubblico ha sempre risposto presente. Noi dobbiamo essere uno stimolo in più per i tifosi, invogliarli a venire allo stadio.